Napoli sarà pronta il 3 luglio, come è giusto che sia. Adesso stiamo lavorando tutti quanti molto bene, è un orgoglio ospitare 124 nazioni. Attraverso lo sport Napoli si candida a essere città della pace, anche attraverso lo sport. Sta facendo un grande lavoro di squadra, non solo le istituzioni, un po' tutti, cioè si sta incominciando a entrare in quel clima giusto per dimostrare che siamo in grado di vincere qualsiasi sfida. Prima giornata della settimana dedicata all'accoglienza dei capi delle delegazioni sportive di 50 dei 124 paesi che parteciperanno alle Universiadi, in programma dal 3 al 14 luglio a Napoli ed in altre sedi della Campania. Nella Sala Galatea della Stazione Marittima di Napoli, il primo passo del programma promozionale di quello che è il secondo evento sportivo multidisciplinare al mondo, secondo solo alle Olimpiadi, nella sua 30ª edizione con 8.000 atleti per 18 discipline. La città d'Europa più giovane, abbiamo accettato la sfida della corsa contro il tempo, perché in meno di un anno si farà tutto questo. Altri hanno rinunciato ad eventi importanti, noi ci siamo. Avere migliaia e migliaia e migliaia di giovani sportivi di tutto il mondo farà di Napoli non solo una città dello sport in quei giorni, ma anche, credo, dell'umanità, dell'integrazione, della cultura, della bellezza, della capacità di affrontare i problemi quotidiani. Spero che esca fuori un'immagine potente, che possa irradiarsi quantomeno in tutto il Mediterraneo, ma io credo anche oltre, perché Napoli poi nel bene e nel male è una città che ha una sua potenza importante, che cercheremo di convogliare tutto nel bene per quanto riguarda dal 3 al 14 luglio. Dopo alla città rimarranno impianti sportivi ristrutturati, strade, servizi, quindi è davvero un'occasione che la stiamo curando fino in fondo.